Come avete visto dal titolo, oggi parleremo del crollo dei mercati. Infatti, i mercati stanno finalmente scendendo. Dopo mesi e mesi di costante rialzo, finalmente i mercati stanno iniziando a stornare. Però il video di oggi sarà un po' diverso da quello che vi aspettate. Benvenuti su Investire con Gus. Nel video di oggi non parleremo esattamente di crash dei mercati. Il video di oggi sarà un alert nei vostri confronti. Quando il mercato inizia a scendere, o anche prima, tantissimi YouTuber se ne escono con i soliti video: il mercato sta crollando, il mercato sta per crollare, il mercato perderà il 50% in pochi mesi. E certo, l'ho fatto anche io. E perché tanti YouTuber e tanti influencer pubblicano questo genere di contenuto? Perché fa visualizzazioni. Quando si mette nel titolo il mercato sta per crollare, puoi star certo che le visualizzazioni saranno alte. Generalmente le emozioni che motivano le persone, e tanto più nei mercati finanziari, sono avidità, quindi voglia di fare soldi, e paura, quindi voglia di non perdere soldi. Quindi i video che fanno la più grande quantità di visualizzazioni sono: ho investito in questa azione, o il mercato sta crollando. E dovete stare molto attenti a questo, perché chiaramente i creators guadagnano da questi video. Perciò in certi casi magari potremmo essere spinti, noi creators, a fare questi video anche se non siamo proprio convinti che ci sia un crollo in arrivo. Quindi, come vi dico sempre, quando guardate questi video, quando leggete qualsiasi contenuto, dovete fare le vostre analisi, dovete stare molto attenti, non dovete fidarvi di nessuno, tantomeno di Gus. Chiaramente io quando faccio un video in cui vi dico che qualcosa sta per crollare, lo faccio perché credo succederà veramente, come ad esempio per Alibaba. Ho ricevuto tanti insulti per quel video, però da quando l'ho fatto siamo a meno 40%, quindi l'inevitabile caduta di Alibaba si è effettivamente verificata. Alla faccia di tutti gli haters. Altre volte ho chiamato un crollo dei mercati che non si è effettivamente realizzato, o altre volte ho chiamato il crollo dei mercati e c'è stato un mini crollo, un mini calo, da cui magari sono anche riuscito a guadagnare. Però ogni volta che voi guardate questo genere di video dovete utilizzare il cervelletto, dovete accendere il cervello e fare qualche ragionamento. Nel senso che magari qualche volta mi vedrete parlare di short, mi vedrete andare short su qualche mercato, però nella maggior parte dei casi io lo faccio soltanto per proteggermi, perché normalmente, come sapete, sono esposto in margine, perciò se il mercato dovesse crollare verrei colpito con forza, quindi quando il mercato inizia a dare segni di cedimento io devo proteggermi shortando, però potrebbe non essere la cosa adatta al tuo portafoglio, quindi ragiona in base a quello che fai tu, ragiona in base alla tua strategia, ragiona in base a come sei investito tu. E tieni sempre bene a mente questo presupposto, cioè che nessuno, e ripeto, nessuno è in grado di indovinare i massimi dei mercati. Magari qualcuno può riuscirci una volta, due volte, magari anche tre, però quante altre volte avrà sbagliato? Molto probabilmente molte volte in più. E oggi vi porto un esempio di questo. Adesso andremo a vedere quante volte Robert Kiyosaki nel corso degli anni ha chiamato un crash. Ah sì, già che ci siete, ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Prima di continuare, facciamo un piccolo gioco. Scrivete nei commenti se pensate che il mercato stia per crollare. Scrivete di quanto dovrebbe crollare secondo voi. Scrivete se è sopravvalutato. Fatemi sapere cosa ne pensate? Fate la vostra predizione. Il 7 aprile 2011 Kiyosaki ha twittato: un crollo economico è il miglior momento per diventare ricchi. E indovinate? Il crollo non è finito. Come vedete dal grafico c'è stato un mini calo e poi il mercato è ripartito come sempre. Poi il 23 maggio 2015 ha twittato: nuovo show, il cash sta per crollare, sta crollando. E poi il 1 settembre 2015, ai minimi del periodo, Kiyosaki ha twittato: ho predetto dal 2002 che avremmo visto un crollo dei mercati nel 2016. Questa è probabilmente la più grossa pagliacciata che io abbia mai visto. Come fai a prevedere 10 anni prima un crollo dei mercati? È assolutamente impossibile, anzi, è una presa in giro. 30 luglio 2017,
Un altro segno che il crollo del real estate, quindi del mercato immobiliare, sta arrivando. 7 agosto 2018, il più grosso crash sta arrivando. Poi effettivamente un calo c'è stato, a fine anno i mercati hanno perso una cosa tra il 20 e il 25%, ma poi ovviamente sono ripartiti. Adesso vediamo probabilmente la peggiore chiamata di crollo che ha fatto Kiyosaki, il 17 aprile 2020, prima che i mercati iniziassero una delle bull run più potenti della storia. Ha twittato dicendo che stanno arrivando bancarotte e crolli incredibili. Sfruttate questa crisi per fare un sacco di soldi. E i mercati ovviamente sono saliti con forza. Poi, il 28 ottobre 2020, si è superato dicendo che sta arrivando il crash di tutto, the everything crash. Il mondo è in bolla dal 1987 e adesso tutto sta crollando. E così non è stato, il mercato ha continuato a salire. E nuovamente di recente ha avvisato che il crash potrebbe arrivare, che le azioni sono molto pericolose al momento. Come avete visto, ci ha anche azzeccato un paio di volte, però nella maggior parte dei casi ha toppato alla grande. E in ogni caso, da quando continua a chiamare questo crash incredibile che distruggerà il mondo, i mercati non hanno fatto altro che salire con dei mini cali nel frattempo. È chiaro che se ogni anno vai a dire che il mercato crollerà, prima o poi ci azzeccherai. È ovvio, però a lungo termine continuerà a salire tendenzialmente, a meno che la società attuale non venga completamente devastata. Quindi la cosa importante da capire è che quando si va a shortare si è nel lato sbagliato delle probabilità. Infatti è molto più probabile che il mercato continui a salire piuttosto che crashi. Quindi nel caso in cui si va a fare uno short, bisogna stare molto attenti, bisogna essere consapevoli dei rischi e dell'alta probabilità di perdere soldi, perché tendenzialmente le azioni salgono. Quindi il senso di questo video è quello di dirvi: fate molta attenzione ai contenuti che vedete là fuori, fate molta attenzione quando viene chiamato un crash, perché nessuno, e vi ripeto, nessuno è in grado di prevedere un crash. Se qualcuno vi vende la sua capacità di prevedere i crash, salutatelo insultandolo. E come vi dicevo prima, se mai deciderete di shortare qualcosa, non fatelo perché vedete il video di qualche fenomeno che afferma che arriverà un crash senza precedenti. Fatelo perché avete fatto un'analisi molto dettagliata e fatelo con la consapevolezza che le probabilità di perdere soldi sono molto più alte rispetto alle probabilità di guadagnare soldi. Quindi fatelo con attenzione e con prudenza. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!